Ciao, oggi voglio farvi vedere questa stellina che io ho fatto per una piccola bomboniera per una nascita, praticamente da metterci dentro i confetti. Adesso vi faccio vedere come si fa. Creiamo un anello magico. In questo anello magico andiamo a lavorare 5 gruppi di maglie altissime. Tra un gruppo e l'altro facciamo 7 catenelle. 5, 6 e 7 e ricominciamo a fare un altro gruppo di 5 maglie alte. Una, altissime, scusate. 2, 3. Perché ok, e 7 catenelle, 4, 5, 6, 7 e di nuovo 5 maglie altissime. Sei, sette, e adesso prima di fare le 7 catenelle chiudiamo, cerchiamo di stringere il nostro cerchio magico tirando la cordicina sotto, il filo, scusate, la cordicina. E facciamo altre 7 catenelle, 4, 5, 6, 7. Chiudiamo nell'ultima maglia altissima e andiamo a fare una mezza maglia alta, cioè scusate, una mezza maglia bassa in mezzo alle 5 maglie altissime e facciamo, entriamo direttamente così, andiamo a fare 7 maglie alte nell'archetto che avevamo fatto in precedenza. 3, 6, 7 e facciamo 1, 2 e 3 catenelle e riprendiamo. 1, 2, 3, 4, 5,
variante. La settima la andiamo a chiudere nella terza maglia altissima con un punto medio basso. E cominciamo. E chiudiamo il nostro lavoro in mezzo qua. Allora, non lo chiudiamo proprio del tutto perché comunque adesso dobbiamo unire l'altra metà. E come facciamo? Allora, intanto togliamo questo. Due rovesci devono combaciare così. E andiamo a lavorare. Quindi prendiamo la metà di qua con un mezzo punto. Passiamo lavoro e cerchiamo di prendere uno da una parte e uno dall'altra in questa maniera. Così.
arrivati qui, guardate, facciamo una, due e tre maglie basse e ricominciamo a chiudere le due estremità. Arrivati in mezzo, facciamo mezzo di qua, mezzo di là e tiriamo su. Qui invece facciamo una, due e tre maglie basse. Cerchiamo di mettere vicino sempre il lavoro, in modo che non facciamo fatica a prenderle tutte e due insieme. Ci riavviciniamo un po' il lavoro. Il lavoro termina qui perché dobbiamo lasciare lo spazio per far entrare i confetti. Quindi fermiamo il filo. Ok, facciamo sparire il filo all'interno.
adesso prendiamo, ecco, questo è il lavoro finito, sia da una parte che dall'altra. Prendiamo i nostri confetti, adesso io li ho fatti per una bimba, quindi ho fatto in rosa. Se poi è un maschietto, fatelo in azzurro con i confetti azzurri o bianchi. E le infiliamo così. Ok. L'ultimo lo mettiamo così. Adesso vi faccio vedere come fermarlo. Prendiamo, io ho preso del tulle bianco. Poi voi, se volete, potete prendere anche del nastrino di raso. Tiriamo, facciamo un bel fiocchetto. E riposizioniamo il nostro confettino, l'ultimo qua. Il lavoro è terminato e questo è il risultato. E poi volevo dirvi un'altra cosa. Allora, io per fare questo lavoro ho usato un uncinetto del 2 e mi è venuta questa stellina. Con gli stessi punti io ne ho fatto un'altra, però ho usato l'uncinetto del 3 e quindi il lavoro viene un po' più grandino. Quindi, visto che comunque siamo in prossimità della Pasqua, questo io lo userei anche come portovetti. E vi faccio vedere il risultato come verrebbe usando gli ovetti. Volendo potete fare dei pensierini per la Pasqua. Questo un po' grandino è stato lavorato sempre con gli stessi punti. L'unica differenza, ho cambiato uncinetto, al posto del 2 ho usato il 3. Anche qui gli mettiamo sempre il nastrino in tulle. Voi se no mettete quel nastrino anche di raso. Questa è da regalare per Pasqua con gli ovetti e questo invece è una piccola bomboniera per dare via i confetti. Ciao a tutti!